tutt'altro che una vita ordinaria quella degli ultimi anni. Ecco perché diamo il ben ritrovato al filosofo e saggista Diego Fusaro. Ciao Diego. Un caro saluto da Diego Fusaro e buona domenica. Questa guerra che sembrava dovesse essere qualcosa di lampo, qualcosa di veloce per risolvere una questione tra due nazioni, e invece si sta rivelando più lunga del previsto e soprattutto disastrosa. Cioè vediamo una situazione veramente complicata. È proprio così, purtroppo tutte le guerre sono sempre disastrose, e questa è la necessaria premessa per chi, come il sottoscritto, sostiene le ragioni della pace e anzi da subito ha espresso il desiderio che l'Italia e l'Europa rimanessero neutrali e perorassero le ragioni dei negoziati e della diplomazia. Purtroppo non è stato così, da che l'Unione Europea e l'Italia hanno scelto di inviare armi e quindi di fatto di propugnare le ragioni della guerra al fianco dell'Ucraina e contro la Russia, con tutte le conseguenze perigliose che ne seguono. Certo. Intanto il continuare dei massacri all'interno dell'Ucraina, e poi anche il fatto che la nostra Italia e l'Europa tutta non sono più neutrali, ma sono parte integrante di questa guerra, e quindi sono esposte le popolazioni d'Europa a tutti i rischi che potrebbero scaturirne, missili nucleari per dirne una. E poi naturalmente questa guerra dura più a lungo del previsto, perché in realtà non è semplicemente una guerra tra due nazioni, peraltro palesemente asimmetriche negli equilibri di forza, perché abbiamo da un lato un pachiderma, la Russia, e dall'altro una formica, l'Ucraina, e ovviamente se questi fossero semplicemente i rapporti di forza sarebbe già terminata da lungo tempo la guerra. In realtà è che dietro la formica ucraina c'è un altro pachiderma che si chiama Stati Uniti d'America, che per ora sta nella penombra, manda avanti l'Unione Europea, ma che evidentemente è di dietro a difendere l'Ucraina, non perché interessi qualcosa dell'Ucraina a qualcuno, deve essere chiaro. Quante guerre nel mondo sono divampate negli ultimi anni, penso all'Africa ad esempio, di cui a nessuno è importato granché. Esatto. Quella guerra importa molto, perché in realtà ne va di uno spazio decisivo, uno spazio che un tempo apparteneva di diritto e di fatto all'Unione Sovietica e che adesso un poco alla volta sta transitando sotto le insegne della NATO e degli Stati Uniti d'America, ed è proprio per questo che la Russia ha agito in quel modo. Bisogna contestualizzare e storicizzare. Lo dico perché oggi prevale una narrazione di tipo manicomiale, io la chiamo, perché prova a presentare Putin come se fosse un pazzo novello Hitler che regge Dostoevsky e decide di invadere l'Ucraina. Ecco, questa narrazione che offende chi la elabora e chi la riceve non ci fa capire letteralmente nulla di ciò che sta accadendo, perché per capire, e non vuol dire giustificare, sia chiaro, ciò che sta accadendo dobbiamo partire dagli anni 90 e da questo processo di dissoluzione dell'Unione Sovietica e di concomitante rioccupazione dei suoi spazi ad opera della NATO, che di fatto si è spinta fino alle porte della Russia, ed è qui che scaturisce questo conflitto essenzialmente, che speriamo si risolva il prima possibile in un senso tale per cui si recuperi un equilibrio di blocchi come era prima dell'89 e non invece un conflitto mondiale, come pure sembrerebbe possibile. Speriamo davvero di no. Senti Diego, ultima domanda: secondo te c'è una correlazione tra la pandemia, o che dir si voglia, la gestione della pandemia e questa guerra? Una cosa possiamo dirla, credo, al di là di ogni ragionevole dubbio, cioè il fatto che l'ordine del mondo da 30 anni a questa parte ha trasformato la crisi e l'emergenza da situazioni contingenti e momentanee in fenomeni di nuova normalità. Questo dobbiamo dire, cioè l'emergenza non è più qualcosa di passeggero che si risolve, ma diventa una normale condizione di vita quotidiana, fin dalle Torri Gemelle, poi dalla crisi subprime finanziaria del 2007, poi per la crisi epidemica, adesso per la crisi marziale. Questa è la correlazione, direi, vivere nell'emergenza permanente, dove ogni volta subentra una nuova emergenza senza che la precedente si sia risolta, tant'è che proprio in queste ore, mentre l'attenzione è comprensibilmente focalizzata sull'emergenza ucraina, non dimentichiamo che l'emergenza epidemica non è affatto risolta in Italia e nel mondo, tant'è che ci allertano già rispetto alla quinta ondata che si avrà forse, probabilmente, in autunno, con le nuove dosi che dovremo fare e con di fatto lo stato emergenziale che si sta normalizzando in qualche modo. Anche nel discorso di Mario Draghi si è prestato poca attenzione al fatto che egli ha detto che questa struttura che si è attivata per contenere l'emergenza epidemica deve in qualche modo diventare una struttura
permanente, perché nuove emergenze potrebbero arrivare, quindi dobbiamo essere pronti a reagire adeguatamente. E quindi questo è il punto, l'emergenza permanente come base dell'ordine neoliberale. Sì, anche a livello psicologico. Quindi, se volete approfondire il pensiero di Diego Fusaro, leggete anche i suoi libri, tra cui Golpe globale, Capitalismo terapeutico e Grande Reset, edito da PM. Grazie mille al filosofo e saggista Diego Fusaro. Grazie, un caro saluto da Diego Fusaro.